o meno abili nel disegnare e nel creare, possiamo fare una pallina per il nostro albero di Natale. Allora, l'importante è avere una pallina di queste di plastica, trasparenti e vuote. Io ci avevo questi 3-4 oggetti e ho scelto di utilizzare l'albero di Natale. Allora, apriamo la pallina. Poi, allora, ho scritto un piccolo cartellino con scritto Buon Natale da mettere dentro la pallina. Poi vediamo piano piano come. Allora, questo è un pezzo di nastro biadesivo che ci servirà per attaccare la scritta che abbiamo fatto. Io ci ho scritto Buon Natale, voi ci potete scrivere tutto quello che vi pare, qualsiasi cosa vogliate. Un attimo. Potete staccare il biadesivo. Andiamo con lo scotch. Allora, proviamo ad attaccare la nostra scritta all'interno della pallina. Io l'ho attaccata all'interno, così all'esterno si legge la scritta Buon Natale. Poi, io qui avevo delle piccole palline di polistirolo, che però va benissimo anche per fare la neve. Ma possiamo usare anche, ad esempio, il cotone. Le vado a mettere dentro un po', quante vogliamo. Ok. Poi ci mettiamo. Io ho scelto l'albero e quindi metto dentro l'albero, ce lo incastro, poi chiudo la pallina. Possiamo metterne anche di più. Ci mettiamo un po' di scotch per tenere chiusa la pallina. Andiamo. Ora io purtroppo avevo solo questo scotch bianco, possiamo usare lo scotch trasparente che forse è meglio. Il cordino. Ed ecco a voi una semplice pallina di Natale da poter attaccare al nostro albero in civetta. Dentro potete metterci qualsiasi cosa vi viene in mente, o qualcosa di già fatto così, o dei piccoli Babbo Natale che fate voi, qualsiasi cosa.